Salve, oggi vi faccio vedere come realizzare un sacchettino per mettere un pensierino per la festa della mamma ed è questo. Ora qui non ho messo nessun abbellimento, ma quello che faremo ora sì. Questo era per farvi vedere come viene. Io ho usato questo tipo di carta ed è una carta che si usa solitamente per gli alimenti e si trova anche nei supermercati. Io ho preso un foglio grande, l'ho messo doppio perché così veniva un po' più sostenuto, perché altrimenti era un po' sottile. Gli ho dato la colla, l'ho piegato ed è venuto circa 22x32. Però dopo magari quando facciamo il sacchettino lo scarto, cioè se ne rimane un po' lo tagliamo. E ho messo un centrino e un fiocchetto. Ora vi dico cosa serve, appunto, la carta, questa, poi un centrino, che è quello che io ho fatto con la cameo. Poi abbiamo bisogno di nastrini, io ne ho presi due, uno marrone e uno chiaro, questo fiore che ho sempre fatto io con la stessa carta e ho messo dei pistilli che ho realizzato io e una perla. Poi mi sono timbrata questi cerchietti con delle lettere che viene la frase per te mamma. E poi li ho timbrati con questi timbri qui che li ho presi al Lidl e poi li ho tagliati con questi, con questo cerchio qua. Poi avevo messo anche questa carta perché volendo si può decorare, ma io ho preferito lasciarlo così. Poi ultima cosa e la più importante, ci serve questo attrezzino qui che è la Gift Bag Punch Board della We Memory Keepers e fa questo sacchettino di questa misura, fa una S e una M. Io ho scelto la L, però in un altro video vi farò vedere anche come farli molto più grandi. Ora prendo la mia carta e la mia pieghetta, mettiamo, io come detto scelgo di fare la L, quindi mettiamo a pari inizialmente alla start line, mi raccomando, e panciamo. Poi segniamo i tre punti del triangolo e la linea dritta, poi subito quello che è vicino alla linea, c'è scritto side o side, io non so bene l'inglese. Poi prendiamo la linea che abbiamo fatto l'ultima, questa, e la posizioniamo sullo start line. Vi faccio vedere, vedete che c'è questa specie di beccuccio che indica dove dobbiamo mettere, dove dobbiamo posizionare la linea per poi panciare. Poi facciamo, come abbiamo detto, la linea questa per segnare poi dove dobbiamo piegare il fondo della scatola e sulla L. E facciamo così anche per l'altro e per l'altro ancora. Ed ecco qua l'ultimo ed è venuto circa 30, poco più poco meno di larghezza. Comunque va tagliato poi il pezzo che è in eccesso, quindi tagliamo prima l'angolo dritto, questo, e poi quell'altro, e ne tagliamo circa
2 centimetri, sì, ed è così, si sì, è venuto circa 30. Ora marchiamo tutte le pieghe che abbiamo fatto con la pieghetta, pieghiamo bene e facciamo così per tutto. Bene, ora prendiamo la colla e chiudiamo il nostro sacchettino. Potete usare anche il biadesivo, adesso io avevo questa e uso questa. Chiudiamo. Ecco qua. Ora chiudiamo il fondo. Bene, ora abbiamo preparato il sacchettino, prendiamo il nostro centrino e lo pieghiamo a metà perché questo sarà quello che chiuderà il sacchetto. Mettiamo un pezzo da una parte, un pezzo, metà dalla parte, metà dall'altro, in questo modo. Prendiamo le misure bene. E deve venire così. Ora prendo la mia crocodile e faccio 2 fori. Io l'ho fatto ad occhio, ma voi potete prendere le vostre misure. Quindi faccio il primo e il secondo. Prendo il mio fiocchetto, vedete questo? Poi prendo il fiocco e lo inserisco nei 2 buchi, sia questo marrone che quello chiaro, perché glielo metto doppio. Ecco qua, fatto. Ora prendo il fiore, lo attacchiamo sul sacchettino un po' sotto il centrino perché altrimenti non riusciremo a aprirlo. Prendo la colla a caldo e intanto che si riscalda la colla, io sporco tutti i cerchietti con il marrone. Ecco qua, ora prendo il fiore, attacchiamo un po' sotto come abbiamo detto. Ecco qua. Ora attacchiamo anche la nostra frase, giusto un po', vedete? Ora prendo questi e li attacco tutti e vi faccio vedere al lavoro finito. Ecco qua il nostro sacchettino finito. Io ora ho messo tutte le lettere un po' così sfalsate perché il sacchettino è piccolo, ma logicamente se fosse stato un po' più grande sarebbero venute magari più in fila. Io ho preferito metterle così per adesso, poi vedete voi. Io ho sporcato anche un po' gli angoli perché mi piace
un po' vintage. E niente, spero di essere stata chiara anche con questo video. Per qualsiasi cosa mandatemi un'email o scrivete nel box in fondo, ecco qua, il sacchettino finito. Vi mando un abbraccio virtuale a tutti, spero di rivedervi presto e ciao!